Dunque, come sapete, oggi, dopo due introduzioni, quella che abbiamo avuto modo di fare presenzialmente quasi un mese fa, quella piccola lezione sulla fama di Dante la settimana scorsa, sempre attraverso questo mezzo, oggi veramente lanciamo la lettura Dantis come di solito facciamo, cioè la lettura integrale del poema. Quindi, come la nostra solita modalità, vi propongo di leggere l'intero canto inizialmente, senza molte speranze sulla comprensione che chi di voi legge per la prima volta potrà avere in questo primo contatto, quindi non spaventatevi se non si capisce, perché l'idea è poi ritornare da capo spiegando ogni singola cosa, per poi alla fine del nostro incontro rileggere il canto con la speranza che si capisca meglio e lo si possa anche godere meglio. Dunque, è importante, vi ricordo, ve l'ho già detto l'altra volta, ma vedo che c'è gente collegata che non c'era, è indispensabile avere il testo davanti agli occhi, per cui per favore prendete il testo, se non avete la Divina Commedia a casa potete scaricarlo da danteonline.it, magari lo scrivo anche sulla chat, così potete vedere. Questo è il... Ah no, l'ho scritto solo una persona, va bene, è Dante Online, cioè danteonline.it, sito ufficiale dell'Associazione Dantesca di Firenze. Offre da altre pagine, insomma, ma è indispensabile avere il testo, mi raccomando, altrimenti è molto difficile capire. Quindi, come vi dicevo, leggiamo il canto completo e poi riprendiamo da capo. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la dritta via era smarrita. Hai quanto a dir qual era, è cosa dura esta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura. Tant'è amara che poco è più morte. Ma per trattar del ben chi vi trovai, dirò dell'altre cose chi vo scorte. Io non so ben ridir come v'entrai, tant'era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Ma poi chi fui al piede di un colle giunto, là dove terminava quella valle che m'avea di paura il cor compunto, guardai in alto e vidi le sue spalle vestite già dei raggi del pianeta che mena dritto altrui per ogni calle. Allor fu la paura un poco quieta che nel lago del cor m'era durata la notte che passai con tanta pieta. E come quei che con lena affannata, uscito fuor del pelago alla riva, si volge all'acqua per iuso e guata, così l'animo mio che ancor fuggiva, si volse a retro a rimirar lo passo che non lasciò giammai persona viva. Poiché i posato un poco il corpo lasso, ripresi via per la piaggia diserta, sicché il pie fermo sempre era il più basso. Ed ecco, quasi al cominciar dell'erta, una lonza leggera e presta molto che di pel macolato era coperta, e non mi si partia dinanzi al volto, anzi impediva tanto il mio cammino, chi fui per ritornare più volte volto. Tempera dal principio del mattino, e il sol montava in su con quelle stelle che erano con lui quando l'amor divino mosse di prima quelle cose belle. Sicché a bene sperarmi era cagione di quella fiera alla gaetta pelle, l'ora del tempo e la dolce stagione. Ma non sì che paura non mi desse la vista che m'apparve un leone. Questi parea che contra me venisse con la testa alta e con rabbiosa fame, sicché parea che l'aere ne tremesse. Ed una lupa che di tutte brame sembiava carca nella sua magrezza, e molte genti fe già viver grame, questa mi porse tanto di gravizza con la paura ch'uscia di sua vista, ch'io perdei la speranza dell'altezza.
E qual è quei che volentieri acquista e giugni il tempo che perderlo face, che in tutti i suoi pensier piange, s'attrista? Tal mi fece la bestia senza pace, che venendomi incontro a poco mi ripigneva là dove il sol tace. Mentre ch'io rovinavo in basso loco, dinanzi agli occhi mi si fu offerto chi per lungo silenzio parea fioco. Quando vidi costui nel gran deserto, miserere di me, gridai a lui, qual che tu sia, d'ombro d'omo certo. Risposemi, non omo, omo già fui, e li parenti miei furon lombardi, mantoani per patria, ambedui. Nacqui sub Iulio, ancor che fosse tardi, e vissi a Roma sotto il buon Augusto, nel tempo degli dei, falsi e bugiardi. Poeta fui e cantai di quel giusto figliol d'Anchise che venne di Troia, poiché il superbo Ilion fu combusto. Ma tu perché ritorni a tanta noia? Perché non sali il dilettoso monte che è principio e cagion di tutta gioia? Or sei tu quel Virgilio e quella fonte che spandi di parlarsi largo fiume? Risposi io lui con vergognosa fronte. O degli altri poeti onore e lume, vagliami il lungo studio, il grande amore che m'ha fatto cercarlo tuo volume. Tu sei lo mio maestro, il mio autore, tu sei solo colui da cui io tolsi lo bello stillo che m'ha fatto onore. Vedi la bestia per cui io mi volsi, aiutami da lei, famoso saggio, che ella mi fa tremar le vene e i polsi. A te conviene tenere altro viaggio, rispose poi che lagrimare mi vide, se vuoi campar desto loco selvaggio, che questa bestia per la qual tu gride non lascia altrui passar per la sua via, ma tanto l'impedisce che l'uccide. E a natura sì malvagia ria, che mai non empie la bramosa voglia, e dopo il pasto ha più fame che pria. Molti sono gli animali a cui si ammoglia, e più saranno ancora in fin che il veltro verrà che la farà morir con doglia. Questi non ciberà terra né peltro, ma sapienza, amore e virtute, e sua nazion sarà tra feltro e feltro. Di quella umile Italia fia salute, per cui morì la vergine Camilla, e Uria lo Eturno Eniso di Ferù. Questi la caccerà per ogni villa finché l'avrà rimessa nell'inferno, laonde invidia prima di partirla. Ond'io per lo tuo me penso e discerno che tu mi segui e io sarò tua guida e tra rotti di qui per loco eterno, ovvio udirai le disperate strida, vedrai gli antichi spiriti dolenti che alla seconda morte ciascun grida. E vedrai color che son contenti nel fuoco perché speran di venire, quando che sia, alle beate genti. Alle quai, poi se tu vorrai salire, anima fia ciò più di me degna, con lei ti lascerò nel mio partire. Che quello imperador che lassù regna, perché io fui ribellante alla sua legge, non vuol che in sua città per me si venga. In tutte parti impera e qui vi regge. Qui vi è la sua città e l'alto seggio. O felice colui cui vi elegge. E io a lui, poeta, io ti richeggio per quell'odio che tu non conoscesti, a ciò che io fuga questo male peggio, che tu mi meni là dove or dicesti, sì ch'io veggia la porta di San Pietro e color cui tu fai cotanto mesti. Allor si mosse e io li tenni dietro. Inizia con questo celeberrimo verso, il grande poema, nel mezzo del cammin di nostra vita, che dobbiamo subito interrompere per spiegare, perché vedrete che in questo primo canto ci sono tantissime cose da dire. Poi, man mano che andremo avanti nella lettura, potremmo interrompere di meno perché alcune cose che poi sono costanti, che attraversano tutto l'inferno, sarete già avvezzi.
ma questo primo verso è molto importante perché intanto propone una metafora che, come dicevamo nella primissima riunione che abbiamo avuto, in quell'introduzione che abbiamo avuto nella nostra cara sala dell'istituto, per i medievali la vita effettivamente era un cammino verso la vita eterna, quindi inizia proponendo già questa metafora della vita come cammino, che per noi è più metaforico che per i medievali, e la parola mezzo ha anch'esso un significato importante perché secondo una tradizione sia classica che biblica l'essere umano doveva vivere 70 anni, per cui il mezzo del cammino implica che Dante, quando, come adesso racconterà, si è perso nella selva oscura, aveva 35 anni. Il fatto che Dante faccia questo viaggio ai 35 anni, per i lettori che lo conoscevano e per noi tutti che leggiamo la Commedia 700 anni dopo, indica anche un anno preciso in cui si svolge il viaggio, perché Dante, essendo nato nel 1265, aveva 35 anni nel 1300, che tra l'altro è un anno importante, simbolico, perché fu l'anno del primo giubileo. Questa precisazione temporale poi verrà insomma confermata in altri passaggi, quindi non è che dipende solo da dati extratestuali. E l'altra cosa importantissima di questo primo verso è il possessivo nostra, perché sebbene Dante poi, anzi già dal secondo verso, comincerà a narrare in prima persona singolare, quindi un fatto che accadde a lui individualmente, questo pronome nostra ci avverte che tutto quello che racconterà riguarda la nostra vita, non solo quella sua, quindi avverte subito, fin dal primo verso, che questo evento ha una portata generale o generalizzabile all'interno intera umanità e coinvolge anche noi lettori. Quindi, proseguiamo, nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la dritta via era smarrita. Mi ritrovai, come vi dicevo, Dante individuo in prima persona, dice di essersi ritrovato, quindi di colpo, come dirà più avanti, senza sapere come vi è entrato, in mezzo a un bosco. La parola selva qui è un latinismo che vuol dire bosco. Un bosco per giunta oscuro è una cosa che farebbe anche paura oggi, ancora di più nel Medioevo, in cui c'erano delle fiere che effettivamente poi, come forse avrete capito durante la prima lettura, compaiono a Dante. Era pieno anche di ladri, eccetera, quindi il bosco era un posto che dal punto di vista letterale implicava già dei pericoli, ma questo tratto della sua oscurità ci presenta subito una simbologia che attraverserà l'intero poema, che chiaramente non è un'invenzione di Dante, ma che Dante eredita e accoglie pienamente, che è l'associazione simbolica tra l'oscurità e la mancata grazia divina in opposizione con la luce, che è una parola che ancora oggi usiamo in metafore della vita quotidiana. Mi ha illuminato, questa spiegazione è stata lampante, vero? Quindi la luce come qualcosa che avvicina alla verità. Quindi Dante si è perso in una selva oscura, il che già ci avverte della crisi anche religiosa di cui sarà oggetto questo viaggio, già che nel terzo verso aggiunge la dritta via, quindi quella per tornare dritto a casa, era smarrita. Questo terzo verso, se nel primo verso avevamo la prima persona plurale che coinvolgevano i lettori e nel secondo la prima persona singolare che parla di Dante stesso, qua invece in un verso nell'impersonale vediamo che
lo smarrimento, questa perdita, questo stato proprio di non sapere che strada prendere, non è una cosa solo di Dante e di noi lettori, ma è generalizzata. Questo è molto importante perché, come vedremo lungo la lettura dell'intero poema, Dante considera che il mondo sta attraversando una crisi molto forte, che l'umanità si è allontanata in genere dalla felicità, e infatti nell'epistola tredicesima a Can Grande della Scala, che abbiamo nominato nella nostra lezione introduttiva, è un'epistola di cui si discute tuttora se sia stata scritta da Dante o meno, ma ciò nonostante la consideriamo ad ogni modo molto vicina al pensiero, alla sensibilità dantesca. Anche, voglio dire, coloro che pensano che non sia stata scritta da Dante la citano come veramente un testo che aiuta a capire la Divina Commedia. Dante appunto nell'epistola a Can Grande dice che l'obiettivo di questo poema è ricondurre l'umanità alla felicità che ha perso. Va bene? Quindi la dritta via smarrita in genere. E passiamo subito alla seconda terzina. Ahi, quanto a dir qual era, è cosa dure sta selva selvaggia e aspre forte che nel pensier rinnova la paura. Ecco, vedete che qua il narratore che aveva cominciato a scrivere in medias res, cioè ritrovandosi nella selva senza poterci dire come vi era entrato, e quindi focalizzando sul personaggio che si è perso, nella seconda terzina sposta il punto di vista verso quello dello scrittore che molti anni dopo, dovendo scrivere il suo viaggio, di nuovo trema di fronte a questa sfida e al ricordo della selva così spaventosa. Quindi nel verso 4 questo ai non è del personaggio che era nella selva nel 1300, ma è dello scrittore che probabilmente tra il 1306 e il 1308, dopo essere tornato dal viaggio dopo diversi anni, si mette a scrivere. E che cosa dice? Quanto a dir qual era, è cosa dura, cioè molto difficile dire com'era questa selva selvaggia, accento appunto il suo carattere spaventoso attraverso questa figura etimologica, e aspre e forte, cioè ostile, difficile, che solo dal pensarci rinnova la paura nel pensiero, come dicendo: figuriamoci a scriverlo, quindi a dover ricordare i dettagli per trasmetterli al lettore. Questo che sta facendo Dante in queste due prime terzine è molto importante, bisogna ricordarlo nel resto della lettura, perché qui c'è una sorta di sdoppiamento. Quando noi diciamo Dante, non basta dire solo Dante, bisognerebbe in molti casi chiarire quale Dante. Il Dante peccatore che si perse nella selva e che fece questo suo viaggio, insomma, di guarigione e di apprendimento, oppure il Dante poeta che sta scrivendo molti anni dopo aver visto Dio e quindi una volta capite le proprie colpe. Quindi sono due aspetti con i quali bisogna sempre, insomma, trattare. Per capire il senso che emerge dai versi. Andiamo avanti allora, verso 7. Tant'è amara che poco è più morte, ma per trattar del ben chi vi trovai, dirò dell'altre cose chi vo scorte. Allora, qui è significativo perché Dante ha appena detto sarà difficile parlare della selva, ed è sottinteso, e tuttavia lo faccio, e la descrive come così amara che la morte lo è solo un po' di più. Questa è primissima contiguità che c'è tra la selva, che come capiremo man mano che andremo avanti nella lettura, simboleggia anche la vita triste
disperata del peccato e la morte, che è una cosa che poi più avanti si dirà in un modo più esplicito. Ma, dice Dante, per trattare del bene che io trovai lì, che è una cosa che ci annuncia in un modo oscuro, che poi capiremo qual è, dirò delle altre cose che io vi ho viste, ho visto lì nella selva. Questo per trattare del bene è anch'esso molto importante. Di solito lo si parafrasa in italiano moderno come prima di parlare del bene che io trovai nella selva, vi dovrò parlare di altre cose. Ma questa parafrasi moderna non rende del tutto la sfumatura, anche causale, anzi non causale, finale, che ha il per, perché sì, è prima di parlare del bene, ma è anche per poi poter parlare del bene. Perché dico che questo è importante? Perché il bene qui si presenta come il vero oggetto del libro. In questo senso bisogna ricordare che questo primo canto dell'inferno, anche se noi per comodità lo chiamiamo dell'inferno, in rigore non appartiene alla prima cantica, ma è l'introduzione a tutto il libro. Perciò poi l'inferno avrà altri 33 canti, quindi aggiuntisi a questo sarebbero 34, mentre invece Purgatorio e Paradiso ne avranno 33. E come introduzione a tutto il poema, appunto, non solo annuncia tutta la sua materia, bensì addirittura in piccolo riproduce in qualche modo la struttura dell'intero poema. Perché vi dico tutto questo a proposito di questo verso 8? Perché il bene, che nell'intero poema è il paradiso, è il vero oggetto del libro, per raggiungere il quale bisogna prima attraversare il male, che nel libro chiaramente è l'inferno e che in questo canto della selva adesso vedremo che cos'è. Ma intanto non bisogna dimenticare, e io lo ribadisco perché questo è un nostro mondo in cui almeno tra di noi in spagnolo l'aggettivo dantesco vuol dire praticamente infernale. Quando noi parliamo di una situazione dantesca, ci riferiamo a qualcosa di molto brutto, di orrendo. E invece non bisogna mai dimenticare che quello che preme di più a Dante è quello di trasmettere il bene, per raggiungere il quale bisogna attraversare il dolore. Va bene? Io dico va bene e vorrei vedere se va bene, però mi dispiace. Speriamo che vada bene. Allora, al verso 10 Dante spiega in un modo veramente molto rispettoso della verosimiglianza, che è una cosa di cui abbiamo avuto modo di parlare nella nostra introduzione, cioè dell'enorme realismo che ha questo libro, perché in pratica giustifica perché cominciato a parlare quando era già nella selva. Verso 10 dunque, io non so ben ridir come io ventrai, tant'era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Cioè non posso dirvi come io entrai nella selva perché ero pieno di sonno. Ecco, questa parola sonno, che nell'italiano antico ha la stessa ambiguità che ha sueño in spagnolo, cioè attività onirica, ma anche l'attività del dormire, ma che secondo i commentatori antichi, così importanti per noi, per cui io durante il corso li citerò molto molto spesso, sonno voleva dire una condizione della mente di confusione, di non poter sapere che cosa si sta facendo bene. Quindi non vi posso raccontare come io entrai nella selva perché ero pieno di sonno, ero in uno stato di poca consapevolezza in quel punto, nel momento in cui abbandonai la verace via. Ecco, qui interessante perché se Dante prima ci aveva detto di aver perso la dritta via, quindi in quel terzo verso c'era la connotazione della destra e del dritto,
Adesso questa via persa si carica di un nuovo valore, che è quello della verità. Quindi Dante ha perso il vero senso della sua vita. Ecco che cosa significa il suo smarrimento. E al verso 13, evidentemente Dante è come se si fosse svegliato in mezzo a questo bosco, avendo perso la strada verso casa sua, ma continua a camminare e al verso 13 ci racconta di aver visto un monte. Ma poi chi fui al piè d'un colle giunto, là dove terminava quella valle che mi avea di paura il cor compunto, guardai in alto e vidi le sue spalle vestite già dai raggi del pianeta che mena dritto altrui per ogni calle. Allora, Dante che ha detto prima? Non vi so dire come sono entrato, ma una volta che io raggiunsi il piede di un colle, di una collina, là dove finiva quella selva, qui la valle corrisponde alla selva, che mi aveva oppresso il cuore di paura. Qui è molto importante, ci fermiamo qua anche se è una subordinata, è molto importante perché così come nella prima terzina vi ho detto che si annunciava una coppia di opposizione simbolica che sarà di enorme produttività lui, il libro, che è la luce contro il buio, qua invece se ne annuncia un'altra importantissima, tanto importante quanto quella, che è l'opposizione tra il basso e l'alto. Vedete che la selva è in una valle, quindi è depressa, e il bene che Dante adesso sta vedendo è in un colle, quindi ha bisogno di una salita. Questo sarà di enorme produttività, infatti come vedremo dalla settimana prossima l'inferno è inframondano, quindi è sottoterra, mentre invece la montagna del Purgatorio la si deve ascendere e ovviamente il paradiso è in alto. Allora, una volta che io avevo visto questo colle nella fine della selva, guardai in alto, verso 16, guardai in alto, questo gesto di Dante è importantissimo ed è probabilmente, se uno poi rilegge il libro dopo aver letto tante altre parti del Purgatorio e del Paradiso, se uno rilegge questo canto, è suggerito attraverso questa rete di significati che si va costruendo lungo la lettura, che questo suo gesto di guardare in alto, quindi di non lasciarsi abbattere dalla paura che aveva preso il suo cuore, si dirà molto più avanti, è uno caratterizzato proprio dalla grande speranza. Allora Dante guarda in alto questo monte e vede le sue spalle, cioè il monte, le parti del monte che sono già illuminate dal sole, cioè vestite dai raggi di quel pianeta. Ricordiamo, a proposito di questa prima comparsa della parola pianeta, che per Dante non c'è differenza tra pianeta e stella, quindi sono corpi celesti in genere. Qui si riferisce appunto al sole, che è quel pianeta che guida, mena dritto tutti in ogni calle, in ogni via. Quindi Dante vede il sole e chiaramente si rasserena. Quindi al verso 19, allor fu la paura un poco queta che nel lago del cor m'era durata la notte che passai con tanta pietà. Quindi allora, vedendo il sole, Dante si rasserena, acquieta questa paura, si nomina di nuovo questa parola paura che è di grande frequenza in questo primo episodio, c'era già nel verso 15, di nuovo c'è nel verso 19, questa paura si affievolisce un po', che era la paura che era stata nel cuore di Dante durante tutta la notte che lui aveva passato con tanta sofferenza, pieta così
con l'accento sulla prima sillaba, vuol dire appunto angoscia, sofferenza. Allora, io vi invito anche, soprattutto chi di voi ha già fatto altre letture più morali forse del poema, a cogliere tutti i tratti che Dante sta attribuendo alla selva per opporli appunto a quelli al monte. Per a scuola, chi voi ha studiato Dante a scuola, si sottolinea di questo primo canto soprattutto l'aspetto simbolico, e quindi che la selva, immediatamente si dice agli studenti, rappresenta il peccato, il monte rappresenta la virtù, eccetera. Ma se uno legge le parole che usa Dante, vedete che Dante soprattutto associa la selva alla paura, e adesso vedremo che il monte invece verrà associato soprattutto alla gioia, alla felicità. Quindi Dante si è calmato un po', e al verso 22 il poeta ci propone la prima delle tantissime analogie che ci sono nel libro, ed è molto interessante perché ci parla dello stato d'animo del pellegrino. E quindi, verso 22, è come quei che con lena affannata, uscito fuori del pelago alla riva, si volge all'acqua perigliosa e guata, cioè l'analogia è con un naufrago, come quello che con la lena, con il respiro agitato, appena uscito fuori dall'oceano, dal pelago, è la parte più profonda del mare, alla riva, alla costa, si rivolge verso l'acqua pericolosa e guarda, quindi essendosi salvato dal mare, arriva nella costa e invece di camminare, insomma, verso terraferma, si gira per guardare l'acqua di cui, insomma, ha già evitato il pericolo. Questo è il primo termine del paragone, verso 25, così l'animo mio, che ancor fuggiva, si volse a retro a rimirarlo passo, che non lasciò giammai persona viva. Cioè Dante ci dice che, nonostante lui si sia un po' calmato per questa comparsa del monte, il suo animo fuggiva ancora. Questo è interessante perché è come una situazione di inerzia, per cui Dante torna col pensiero indietro a guardare questo passo, questo passaggio tra la vita e la morte che è la selva, questo passo che non lasciò giammai persona viva, per cui che è un posto nel quale se vi si persiste si muore. Questo è interessante come stato d'animo di Dante, perché appunto, come voi sapete, anche chi di voi non ha letto la commedia sa che Dante non potrà accedere al monte per vie naturali, ma dovrà fare un viaggio attraverso i tre regni dei morti. Chiaramente è una caratteristica della condizione etica di Dante in quel momento, che gli impedisce di raggiungere con i propri mezzi questa felicità che vede rappresentata dal monte. E infatti, come riprova di questo suo atteggiamento quasi di attrazione mentale verso il male, che ha confessato in quest'ultima terzina, al verso 28, che fa Dante? Si mette a riposare. Certo, noi oggi potremmo dire, con la nostra, insomma, etica un po' più lassa, potremmo dire, vabbè, poveraccio, è passato, ha trascorso un'intera nottata nella selva, camminando, disperato, è ovvio che si deve sedere a riposare, no? Però, invece, è indicativo di uno stato d'animo di Dante che cercherò di illustrarvi in altri momenti dell'inferno in cui Dante viene fortemente rimproverato per il fatto di riposare anche un attimo. E quindi al verso 28, poiché hai posato un po' il corpo lasso, ripresi via per la piaggia deserta,
sì che il piede fermo sempre era il più basso. Cioè, una volta che io ebbi riposato un po' il corpo stanco, ripresi via per la piaggia deserta, quindi per questa pianura deserta, deserta perché non c'era nessuno, sì che il piede fermo sempre il più basso. Questo verso 30 è uno dei versi più travagliati dalla critica, si sono scritte tantissime interpretazioni. Noi per motivi di tempo non ci soffermiamo su tutte, ma vediamo quello che è in qualche modo di buon senso, cioè in che posizione il piede fermo è quello che è più giù? Nella posizione in cui uno sta salendo, sta andando verso l'alto e si appoggia appunto sul piede fermo. Ma certo, uno si deve domandare perché Dante, invece di dire semplicemente che stava salendo, sottolinea questa sua posizione. Beh, probabilmente perché ha voluto, appunto, sfruttando questa opposizione tra l'alto e il basso, cui accennavamo prima, ha voluto sottolineare che era ancora troppo legato al basso, cioè che la sua fermezza coincide ancora con questa terra che ospita appunto la selva del peccato, e uno gli compare una fiera. Ed ecco, quasi al cominciar dell'erta, una lonza leggera e presta molto, che di pel maculato era coperta, e non mi si partia dinanzi al volto, anzi impediva tanto il mio cammino, ch'io fui per ritornare più volte volto. Allora, ed ecco, questa espressione intraducibile che all'italiano per indicare l'apparire improvviso di qualcosa, quasi all'inizio della salita. Una lonza è un fellino, come tutti i fellini, bello, eh? È un fellino forse simile a un nostro lince, però secondo gli studiosi non esiste più questo animale nel mondo. Una lonza leggera e presta molto, quindi molto veloce, che di pel maculato era coperta, che aveva una pelle bella, macchiata, e non mi si partia dinanzi al volto, non si allontanava dalla mia vista, anzi impediva così tanto la mia strada che io più volte sono stato sul punto di tornare indietro. Tornare indietro vuol dire tornare nella selva che Dante ci ha già detto che implica quasi la morte. Allora, qui è quando abbiamo bisogno, in un modo veramente imprescindibile, dei commenti antichi, cioè di quei primi lettori che condivisero con Dante il suo mondo di simboli. Secondo la stragrande maggioranza dei commentatori antichi, questa lonza rappresenta la lussuria. Quindi un peccato di cui avremo modo di parlare tra qualche settimana, quando visiteremo il secondo cerchio dell'inferno, e che in un modo bellissimo e romantico è stato, insomma, presentatoci dal nostro collaboratore musicista, che col pianoforte ha ricordato la parte del componimento di Liszt su Paolo e Francesca. Questa lussuria è effettivamente un peccato che, nonostante sia molto grave, perché nella classificazione sia dei peccati dell'inferno che del purgatorio, che come vedremo col tempo sono diverse, la lussuria è il peccato meno grave di tutti, tuttavia è quello che impedisce per la prima volta a Dante di intraprendere la salita al monte. E infatti, come sapremo tra quasi 2 anni, perché di questo si parlerà solo alla fine del purgatorio, la lussuria è effettivamente un peccato con cui Dante si sente identificato individualmente. Allora, Dante, cerchiamo di ricostruire, visto che interrompiamo così tanto per spiegare delle cose, narrativamente che è successo. Dante di colpo aveva 35 anni, è come se si svegliasse in mezzo alla selva oscura. È spaventatissimo, continua a camminare e trova
una fine di questo bosco e l'inizio di un monte che, siccome illuminato dai raggi del sole, invita Dante a salire. Dante riposa e comincia a fare questa salita e subito gli si presenta un ostacolo che è questa fiera che rappresenta la lussuria. Adesso al verso 37 riprendiamo. Di nuovo vediamo quanto Dante sia naturalmente teso verso la speranza, perché nonostante questa lonza che è stata più volte per riportarlo verso la selva, ciò nonostante, adesso ci dirò una cosa che io vi anticipo questa volta, prima di leggere questi versi che vanno dal 37 al verso 45, ve li anticipo narrativamente perché sono versi sintatticamente complicati, così non ci perdiamo poi. Dunque, quello che Dante dirà in queste terzine, in breve, è che era il mattino presto e che era primavera e che quindi sia il momento del giorno che il momento dell'anno lo invitavano ad essere speranzoso nei confronti di questa fiera. Allora, come lo dice, verso 37, tempera dal principio del mattino e il sol montava in su con quelle stelle che erano con lui quando l'amor divino mosse di prima quelle cose belle. Allora, era il tempo dell'inizio del mattino e il sole saliva, montava su, con le stesse stelle, cioè con la stessa costellazione che lo accompagnava quando Dio, l'amor divino, mosse per la prima volta le stelle, cioè quelle cose belle. Che ci sta dicendo Dante? Che era la primavera, che tradizionalmente è la stagione dell'anno in cui Dio aveva creato l'universo. E quindi, essendo primavera ed essendo il mattino, 41, stagione di quella fiera alla Gaetta Belle, l'ora del tempo e la dolce stagione. Cioè, cosicché, essendo mattina ed essendo primavera, mi era causa di buona speranza verso quella fiera dalla pelle macchiata, l'ora del tempo, cioè il mattino, e la dolce stagione, cioè la primavera. Ecco, soffermiamoci un attimo a proposito della lussuria nel verso 42, perché qui questa lonza che era stata presentata al verso 33 come di pelmacolato era coperta, adesso di nuovo si ricorda questo carattere della sua pelle macchiata, ma è interessante come Dante, anziché usare una struttura fiorentina, come è insomma la lingua in cui è scritta la stragrande maggioranza del poema, e quindi invece di dire dalla macchiata pelle o maculato con un latinismo che anch'esso, insomma, anch'essi sono molto presenti nel poema, usa un francesismo morfosintattico, questo alla, e un francesismo lessicale, che è gaetta. Se questo rimanesse solo qua, io non vi farei manco un cenno a questa cosa, perché non mi sto soffermando sull'origine di ogni singola parola, non è il caso. Ma ve lo faccio notare perché appunto quando arriveremo al canto quinto dell'Inferno, quello in cui si descrive la condizione dei lussuriosi, vedremo che il rapporto tra la lussuria simboleggiata da questa lonza e il mondo francese lì si specifica in rapporto appunto con i personaggi celeberrimi di quel canto. Allora, Dante, nonostante avere davanti a sé questa lonza, pensa, vabbè, ma insomma, tutto sommato è il mattino, è primavera, speriamo bene, ma immediatamente, verso 44, ma non sì, che paura non mi desse la vista che m'apparve d'un leone.
cioè mi erano causa di sperare bene, di avere buona speranza, ma non così tanto che non mi facesse paura la vista che mi apparve di un leone. Vedete la magistralità narrativa di Dante, che così come noi nei film siamo abituati che qualcuno che sta fuggendo, insomma, arriva a un posto dove si crede in salvo, sospira con sollievo e immediatamente gli compare un altro pericolo, anche qua, la seconda fiera, il leone gli compare in un modo del tutto inatteso, anche sintatticamente, no? In mezzo a una subordinata. Il leone, secondo i commentatori antichi, rappresenta la superbia, peccato importantissimo, gravissimo, tradizionalmente considerato la radice di ogni peccato, e una, così come vi dicevo che con la lussuria Dante si identificherà esplicitamente, anche con la superbia, sia nell'inferno che nel purgatorio, insomma, lui lo sentirà e dirà esplicitamente che è un peccato proprio di lui come personaggio individuale, nonché di lui come rappresentazione dell'umanità. Va bene? Infatti vedremo nel purgatorio, quando si tratta della superbia, che è qualcosa di propria dell'uomo, la superbia. Va bene? Allora, il verso 46 descrive il leone: «Questi paria che contra me venisse, con la testa alta e con rabbiosa fame, sicché parea che l'aere ne tremesse». Cioè, questi, il leone, appariva venire contro di me con la testa alta, questo è un tratto tipico appunto della superbia, del voler essere più di quanto si è. Infatti vedremo quando leggeremo il Purgatorio l'anno prossimo che i superbi del Purgatorio, come contrappasso, cioè come punizione analoga al peccato commesso, caricano delle pietre molto pesanti che li costringono ad avere la testa in giù, per in qualche modo compensare questa alterigia. Quindi con la testa alta e con rabbiosa fame, quindi vuole mangiarsi Dante, sicché sembrava che l'aria tremasse al suo contatto. Bellissima immagine. E immediatamente dopo, in questo libro è quasi inevitabile che dopo il 2 ci sia un 3, al verso 49, ed una lupa che di tutte brame sembiava carca nella sua magrezza e molte genti fe già viver grame, questa mi porse tanto di gravezza con la paura che uscia di sua vista, ch'io perdei la speranza dell'altezza. Ecco, arrivata la lupa, che come vedremo è il più grave di questi animali, e infatti è il solo animale che richiederà l'intervento divino, una lupa che viene descritta come così magra che sembrava nella sua magrezza carica di ogni brama, di ogni fame, di ogni desiderio di mangiare. E che, e questo verso 51 è abbastanza misterioso perché il primo del canto che noi ci domandiamo, ma Dante questo come lo sa? E molte genti, cioè molti popoli, questa lupa fece già vivere tristemente, questa, la lupa, mi porse tanto di gravezza, vedete come il basso, no? Il grave, di pesantezza, con la paura che veniva fuori dalla sua vista, che io, dice il povero Dante, che aveva già cercato di avere speranza nel monte, speranza nel mattino e la primavera, adesso con questa terza fiera perde la speranza dell'altezza, cioè di raggiungere il monte e simbolicamente di raggiungere la felicità. Questa lupa, secondo la stragrande maggioranza dei commentatori antichi, seguiti da quasi tutti i moderni, rappresenta la cupidigia, cioè quella base dell'avarizia, la volontà di accumulare beni terrenali che allontanano dal vero bene. E allora Dante, non casualmente, a proposito della lonza, adesso vedrete che per descrivere il proprio stato d'animo
in rapporto appunto con la lupa, si serve di parole appartenenti all'ambito mercantile, perché questa è una delle cose che preoccupavano tanto il nostro poeta. Verso 55. E qual è quei che volontieri acquiste, giugni il tempo che perderlo face, che in tutti i suoi pensier piange e s'attrista, tal mi fece la bestia senza pace, che venendomi incontro a poco, mi ripigneva laddove il sol tace. Allora, in questa analogia, Dante dice, come colui che acquista volentieri, cioè che è contento di star guadagnando bene, o nel gioco d'azzardo, o nel lavoro, o nella finanza, tutte cose che per Dante hanno più o meno lo stesso carattere peccaminoso, come vedremo più avanti nell'Inferno, quindi come quello che è contento di stare acquistando beni materiali. E giunge il tempo, arriva il tempo che gli tocca perdere, e che, questo è importante, piange e s'attrista in tutti i suoi pensieri. Cioè, questo è molto interessante, no? Perché uno potrebbe dire, vabbè, uno che sta vincendo nel casinò, oppure che sta vendendo molte cose, certamente quando comincia a perdere è quasi ovvio che si rattristi, vero? Ma quello che Dante qui sta indicando è una caratteristica che lui vede del suo mondo, e cioè la coincidenza di tutti i pensieri che una persona può avere legate all'acquisto. Cioè è una cosa di cui dovremmo imparare, no? Quando uno dice, ah, Madonna, mi voglio ammazzare perché ho perso la tale circostanza per cui si guadagnano i soldi, il non poter distinguere quello da altre cose che secondo Dante noi dovremmo considerare. Quindi così come uno che sta guadagnando comincia a perdere e si rattrista in tutti i pensieri, quindi si lascia proprio assorbire dal pensiero del guadagno, così verso 58 inizi il secondo termine di paragone, così mi fece diventare la bestia senza pace, cioè la lupa, il consumismo che non ha mai pace, che venendomi incontro, venendo contro di me, a poco, progressivamente mi ripigneva, cioè mi spingeva verso la selva di nuovo, cioè, detto attraverso questa sinestesia, dove il sol tace, cioè dove non c'è sole. Dunque, verso 61, mentre ch'io rovinava in basso loco, dinanzi agli occhi mi si fu offerto chi per lungo silenzio parea fioco. Allora, mentre io precipitavo, però certo c'è anche la radice di rovina, no? Quindi tornavo indietro, verso il basso, verso la mia rovina, in basso loco, nel luogo basso che è la selva, davanti agli occhi mi si fu offerto qualcuno che sembrava debole a causa di un lungo silenzio. Quindi Dante sta tornando della selva e davanti agli occhi gli compare, chiaramente in un modo prodigioso, non è che Dante vede che qualcuno cammina verso di lui, gli viene offerto, questa parola chiaramente ha una connotazione religiosa, infatti come sapremo nel prossimo canto, questo aiuto a Dante viene dato dall'alto, dalla Madonna, dalla Vergine. E come vede questa figura di cui non conosce ancora l'identità? Qualcuno che sembrava essersi indebolito da un lungo silenzio. Ecco, sono 7 secoli che ci chiediamo che aspetto poteva avere qualcuno che da molto tempo non parla, è chiaramente un verso in cui ha più importanza del livello letterale e il livello simbolico. Chiaramente questo personaggio che vi riconoscere presenta la ragione, la conoscenza, la saggezza che si può raggiungere senza l'ausilio della grazia,
chiaramente è da molti secoli che non parla, e cioè simbolicamente questo coincide con questo verso in cui si diceva che la dritta via era smarrita in genere. Quindi Dante, vedendo qualcuno che dall'aspetto ha probabilmente notato che non era un vivo ma un morto, chiede aiuto. E questa richiesta d'aiuto importantissima, che è la prima voce che suona nel silenzio che c'era prima in tutto l'episodio, ci appunto permette di cogliere la diversità che c'è tra la nostra cosmovisione e quella di Dante. Cioè, se noi fossimo in un bosco e fossimo stati spaventati da tre fiere, se vedessimo un morto ci farebbe più paura delle fiere. Invece, come dicevamo più o meno un mese fa, nel mondo di Dante c'era una contiguità che è per noi sarebbe strana, insomma, tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti. Ora, vedendo lui in mezzo a questo posto vuoto, miserere di me, quindi abbi misericordia di me, gridai a lui. Allora, questo è un verso importantissimo, chiaro che, come vi dicevo prima, era silenzio. Il silenzio è interrotto da questo grido di aiuto. Questa richiesta di aiuto è una delle prime cose che Dante probabilmente si attende che noi impariamo dal libro, e cioè nessuno si salva solo, come ha detto il Papa da poco, bisogna chiedere aiuto. E infatti tutto il viaggio di Dante, che verrà fatto, insomma, attraverso la guida di diverse persone, di diversi personaggi, più volte si specifica appunto come un viaggio che è cominciato con l'umiltà di qualcuno che sa di non farcela da solo e che quindi ha richiesto aiuto. Quindi al verso 67 comincia a parlare quest'anima di cui ancora non conosce Dante, nel lettore spontaneo che non l'ha ancora letto, l'identità. Risposemi, non omo già fui. E i parenti miei furono lombardi, mantovani per patria, ambedue. Allora, la prima cosa che dice è che effettivamente, come Dante aveva intuito, non è vivo, ma è stato un uomo, e che i suoi genitori furono lombardi. La Lombardia, diciamo, la parola lombardo nella commedia vuol dire del nord Italia in genere, entrambi nati a Mantova. E quindi è importante questo, è una cosa che faranno molti personaggi, e cioè dire dove sono nati. E subito dopo dice quando è vissuto questo personaggio, al verso 70, nacqui su Biulio, ancorché fosse tardi, e vissi a Roma sotto il buon Augusto, nel tempo degli dei falsi e bugiardi. Allora, la mia nascita, no? Virgilio nacque nel 70 a.C., fu sotto Giulio Cesare, anche se è stato tardi, perché Giulio Cesare morì prima che io scrivessi l'Eneide, quindi tardi perché lui conoscesse la mia opera. E vissi a Roma sotto il buon Augusto. Questo è anche importantissimo perché l'impero di Augusto è per Dante, come avremo modo di vedere durante la lettura, e come dice anche nella Monarchia, nel suo libro politico, un momento del mondo davvero miracoloso, che appunto fu provvidenzialmente stabilito come pace perfetta per la incarnazione di Dio, quindi per l'avvento di Cristo nella terra. E allora, immediatamente dopo aver detto che lui visse sotto Augusto, e come vedremo dopo, non solo visse sotto Augusto, ma per lui scrisse il suo grande libro, l'Eneide, Virgilio aggiunge nel tempo del paganesimo, e lo dice con la consapevolezza acquisita, ormai morto, che erano gli dei falsi e bugiardi.
Questa è una dichiarazione, quella del verso 72, davvero tragica, perché ci annuncia un topico che ci accompagnerà lungo l'intero libro, che è la mancata salvezza di Virgilio, proprio per essere vissuto in un tempo in cui non si conosceva ancora la verità cristiana. Immediatamente, al verso 73, si presenta come poeta. Poeta fui e cantai di quel giusto figliol d'Anchise che venne di Troia, poiché il superbo Ilion fu combusto. Allora fui un poeta, dice, e qui si Dante lo riconosce, e cantai di quel giusto, giusto sembra la traduzione italiana del Pius, no? Tipico epiteto di Enea, figliuolo d'Anchise, Enea appunto, che venne di Troia, poiché Troia, nominata metonimicamente attraverso la sua rocca, Ilione, superba, perché non sentì le profezie di Cassandra, fu combusto, fu incendiato. Quindi fu un poeta e cantai di Enea. Dopo essersi presentato, chiaramente Dante qui sì l'ha riconosciuto, perché Virgilio è per Dante, come vedremo adesso da come reagisce, il suo maestro, il suo autore. L'Eneide Dante la conosce a memoria, ma Virgilio, dopo essersi presentato, fa una domanda a Dante sulla sua condizione, che, come capiremo nel secondo canto, in realtà è una domanda didattica, non è che Virgilio non sa che cosa sta capitando a Dante, però sa benissimo che Dante ha bisogno di dirlo per se stesso. Quindi domanda a Dante al verso 76, ma tu perché ritorni a tanta noia? Perché non sali il dilettoso monte che è principio e cagione di tutta gioia? Cioè, ma tu perché stai tornando a tanta sofferenza? Quindi vedete che insieme alla paura qui la selva viene caratterizzata per il dolore. Perché non sali il monte dilettoso, cioè pieno di diletto, di felicità, che è principio e causa di ogni felicità, di ogni gioia? Allora Dante al verso 79, prima di rispondere a questa domanda, reagisce alla presentazione di Virgilio, è chiaramente commosso, e qui al verso 79 compare per la prima volta appunto il nome del grande poeta latino. Forse tu quel Virgilio e quella fonte che spandi di parlarsi largo fiume, rispose lui con vergognosa fronte. Allora come dicendo è vero, non dà credito ai suoi occhi. Tu sei quel Virgilio, quella fonte che spande un fiume così generoso di parole? Gli risposi con fronte vergognosa. Chiaramente Dante si vergogna di essere stato trovato nella peggiore delle condizioni quando stava tornando nella selva. Ecco, adesso che Virgilio è stato nominato, forse dovremmo fare una brevissima digressione su questo personaggio veramente incredibile della commedia, a mio avviso il vero eroe del libro. Virgilio, come voi sapete, è l'autore dell'Eneide, il libro più amato da Dante, autore anche ovviamente di altre opere, ma quella che più ci interessa in questo contesto è che era autore anche dell'Egloga IV, un'egloga nella quale lui annuncia l'avvento di un bambino che riporterà il mondo all'era di Saturno, all'era dell'oro, dove l'umanità viveva felice. Ed è stata un'egloga, perché vi annoio con queste cose? Perché quell'egloga è stata letta dai medievali come un'egloga che a Virgilio sarebbe stata ispirata dal vero Dio cristiano per annunciare, senza che lui lo sapesse, l'avvento di Cristo. E poi l'altra cosa molto importante di Virgilio è che appunto lui fu il poeta dell'impero.
E siccome per Dante l'impero è l'istituzione provvidenziale, universale, che dovrebbe garantire le condizioni di pace, giustizia e libertà affinché l'essere umano possa essere felice in questo mondo, il fatto che Virgilio cominci qua la sua guida e la finisca solo nell'Eden, che è appunto rappresentazione di questa felicità nella Terra, rende in qualche modo spiegabile questa decisione davvero molto audace del Dante scrittore di dare a Virgilio, cioè a un pagano, il compito non solo di guidarlo nella strada dell'inferno, ma anche nel regno cristiano del purgatorio. Un'ultima cosa che forse come contemporanei non considerate di Virgilio è che nel Medioevo aveva fama di mago, e infatti poi ne riparleremo più avanti. Cassè, al verso 82, Dante esclama: «O degli altri poeti, onore e lume, vagliami il lungo studio, il grande amore, che m'ha fatto cercarlo tuo volume». Ecco, questa terzina io l'avevo inclusa nel breve tragitto che abbiamo fatto la settimana scorsa sulla fama. E qui chiaramente Dante sta esprimendo la sua grande ammirazione, il suo grande amore per il suo maestro. Allora lo chiama onore e luce degli altri poeti, cioè tutti i poeti si illuminano e diventano onorevoli per il fatto di condividere con te, Virgilio, il nome di poeta. E poi gli chiedi aiuto, vagliami, cioè che mi valgano presso di te, come dicendo aiutami nel nome del lungo studio, il grande amore che mi ha fatto frequentare il tuo libro, l'Eneide. Anche abbiamo osservato che unificati da un verbo al singolo, ma fatto, entrambi potevano benissimo essere plurali, anche rientrando nella metrica dell'endecasillabo, ma evidentemente Dante ha voluto sottolineare l'identità tra lo studio, parola che nell'italiano antico risentiva del senso latino studium, vero sforzo, e l'amore, cioè indicandoci che si studia quello che si ama, cioè l'attività intellettuale ha sempre una spinta affettiva, e anche chiaramente il percorso che lui farà, che sarà un percorso sia di apprendimento, perché Dio è l'oggetto ultimo del desiderio di sapere, Dio è verità, e anche di amore. Allora, dopo aver chiesto, aver dichiarato di amare l'Eneide, di averla studiato a lungo, adesso dichiara il suo debito nei confronti di Virgilio Dante. Al verso 85, tu sei lo mio maestro, il mio autore. Tu sei solo colui da cui ho tolsi lo bello stilo che mi ha fatto onore. Allora, il primo verso che abbiamo letto si capisce, credo, spontaneamente. Autore qui risente anch'esso del termine latino, cioè sei quello che mi ha fatto come poeta, sei l'autore di me, tu sei l'unico da cui ho preso il bello stile che mi ha reso famoso. Qui ricordiamo sempre, quello che sta parlando qua è il Dante che si perse nella selva nel 1300, non aveva ancora scritto la commedia, quindi sta attribuendosi una certa fama per i suoi versi giovanili, quindi soprattutto per la Vita Nova. Ed è importante, torneremo sul quarto, ma lo sta stabilendo tra lo stile giovanile, cioè sta dicendo a Virgilio: i versi che io scrissi finora e che mi hanno reso un po' famoso sono dello stesso stile che ho imparato mentre leggevo l'Eneide. Questo è molto importante perché, come vedremo,
Virgilio poi cercherà di allargare le risorse stilistiche di Dante affinché sia in grado poi di scrivere la commedia, che è di un altro stile invece. Solo dopo, al verso 88, risponde alla domanda di Virgilio, che era: e tu perché ritorni a tanta noia? Quindi al verso 88 Dante: vedi la bestia per cui io mi volsi, aiutami da lei, famoso saggio, che ella mi fa tremar le vene, i polsi. Cioè, vedi la lupa per la quale io sto tornando indietro, aiutami, salvami da lei, famoso saggio, che ella mi fa tremare tutto il sangue, vene e arterie. E allora qui Virgilio spiega a Dante il piano dell'opera, cioè il viaggio che dovranno fare. Verso 91. A te conviene tenere altro viaggio, rispose poi che lagrimare mi vide, se vuò campar de sto loco selvaggio. Allora, per te è necessario, è il verbo convenire in italiano antico e voleva dire essere necessario, non come oggi. Per te è necessario fare un altro viaggio, rispose Virgilio dopo che mi vide piangere. Anche questo è importantissimo, Dante sta piangendo. Il pianto ha un valore importante. Solo perché piange, Virgilio decide di aiutarlo. Allora, devi fare un altro viaggio se vuoi salvarti da questo luogo selvaggio, da questa selva. E continua Virgilio verso 94 parlando della lupa, che questa bestia per la quale tu gride non lascia altrui passare per la sua via, ma tanto l'impedisce che l'uccide. Già che la lupa, che per la quale stai gridando, non permette che la gente passi dalla sua strada, ma anzi lo impedisce così tanto che lo ammazza. E ha natura sì malvagia e ria, che mai non empie la bramosa voglia, e dopo il pasto ha più fame che pria. E ha una sua natura così malvagia e colpevole, che non è capace di riempire, cioè di colmare, di appagare la sua fame bramosa, e dopo aver mangiato, dopo il pasto, ha più fame che prima. Ecco una bellissima definizione del consumismo: più si ottiene, più si vuole. E al verso 100 continua Virgilio, quindi vedete la gravità della lupa, Né Dante né Virgilio in questo loro incontro hanno fatto un altro cenno alle altre due fiere. E la lupa, l'avidità, quella con cui Dante non si identifica mai nel poema individualmente, ma sì quel peccato sociale più importante, che è bersaglio di tantissime invettive nel poema, quindi peccato sociale, è quello che impedisce che lui raggiunga la felicità. È un'osservazione interessante perché riguarda la concezione dantesca della felicità, detta sia nel Convivio che nella Monarchia, secondo cui non si può essere felici individualmente se non c'è una felicità sociale della comunità. Al verso 100 continua Virgilio, quindi, a parlare della lupa. Molti sono gli animali a cui s'ammoglia, e più saranno ancora, infinché il veltro verrà che la fa fare la prima profezia del libro, una profezia vera, nel senso che non ha come oggetto fatti che Dante come scrittore poteva conoscere grazie al divario che c'è tra la data del viaggio e la data di scrittura. Ne troveremo tante, così avremo modo di parlarne, ma una profezia che noi stiamo ancora cercando che sia vera. Dice che la lupa, animali, dovete considerare che nell'italiano antico vuol dire insieme di corpo e anima, quindi essere vivo, comprende dunque anche gli umani. E quindi Virgilio sta dicendo che questa lupa si unisce a molti animali, il che simbolicamente potrebbe anche voler dire, potrebbe dire sì, che sono tanti gli esseri umani che ce l'hanno, ma anche che si
unisce a molti altri peccati, che è la causa di tanti altri peccati. Infatti noi vedremo in molti cerchi dell'inferno che la cupidigia è all'origine di tanti peccati. E più saranno ancora, ecco la profezia, cioè continuerà la rupa a fare i suoi disastri finché non verrà il veltro, un cane da caccia, che la farà morire con dolore. Ecco questo veltro, quello che vi dicevo, che stiamo ancora aspettando. Su questo veltro anche non vorrei, insomma, dilungarmi. E adesso al verso 103 Dante descrive questo veltro, questo cane, questi non ciberà terra né feltro, ma sapienza, amore e virtute, e sua nazione sarà tra feltro e feltro. Quindi non si alimenterà di ricchezze, né di terra né di metallo, ma di sapienza, amore e virtù, quindi da cibi solo spirituali, e la sua nascita sarà tra feltro e feltro, che anch'esso. Insomma, questo verso è pieno di interpretazioni, e quella, diciamo, che oggi sembra più ragionevole, sì, il feltro è chiaramente un panno di poco valore e quindi nascerà in panni poveri. Vedete come il veltro, anche se secondo la maggior parte degli studiosi è un riformatore religioso, ha già in sé diverse caratteristiche che lo rendono religioso anche, vero? È cristico in qualche modo, vero? La nascita umile. Verso 106 continua la profezia di Virgilio, di quell'umile Italia, figlia salute, per cui morì la vergine Camilla, Euialo e Turnueniso di Ferute. Cioè, il veltro sarà la salvezza di quell'Italia umile per la quale morirono. Adesso vi spiego chi sono questi personaggi, ma la cosa molto interessante è il valore provvidenziale che Virgilio qui sta attribuendo alla storia che ha raccontato lui stesso nell'Eneide. Allora, la Vergine Camilla era la figlia del re dei Volsci, un personaggio bellissimo dell'Eneide, una ragazza bellissima e molto coraggiosa, molto brava anche con le armi, e quindi una, diciamo, rivale, un avversario di Enea. E anche Turno, probabilmente chi di voi ha letto l'Eneide ricorderà, il rappresentante più importante della popolazione che Enea deve sconfiggere, poi viene addirittura rubata la promessa sposa. E quindi Camilla e Turno, questo che mi preme infatti sottolineare, è che sono contrari a Enea e all'esercito di Enea. Invece Euialo e Niso sono appunto dell'esercito che aiutano Enea. Perché mi interessa questo? Perché intanto si capisce che la morte di tanti, non solo dei vincenti, ma anche degli sconfitti, è stata una preparazione provvidenziale per la nascita di Roma, e di Roma intesa in senso cristiano come sede futura del papato. Ma anche, mi sembra molto bello come Dante qua sembra aver imparato da Virgilio, e Virgilio probabilmente l'aveva imparato da Omero, questa volontà di dare la stessa dignità ai vincenti e agli sconfitti. Chi di voi ha letto Omero avrà notato che i personaggi, una cosa che, come dico sempre un po' per scherzo, ma che è una verità, che il cinema più fasullo americano non ha imparato, e cioè a rendere amabili, nel senso etimologico, degni di amore anche i cattivi, tra virgolette. Invece, nella nostra tradizione classica, e Dante chiaramente si inserisce in questa tradizione, in questo senso, sia in Omero che in Virgilio c'è la stessa amabilità in tutti i personaggi.
anzi credo, insomma, che se molti di noi dovessimo scegliere un personaggio che ci sembra quello più amabile, quello cui vogliamo più bene, dell'Iliade, molti di noi credo direbbero Ettore, almeno io direi Ettore, non so voi, che è un, come voi sapete, un troiano, quindi non un greco come Omero che canta. E quindi che non è che non, ci dobbiamo preparare a vedere tutti i brutti, sporchi e cattivi nell'inferno e tutti i santi nel paradiso. Anzi, il testo ci prepara qualche sorpresa. Allora, al verso 109, questi la caccerà per ogni villa, finché l'avrà rimessa nell'inferno, la onde invidia prima di partirla. Cioè questi, il veltro, caccerà la lupa per ogni città finché fece uscire. E dopo questa profezia, Virgilio espone a Dante qual è il suo progetto per il viaggio. Verso 112, manca poco, vi chiedo pazienza, è difficile veramente valutare se state bene o state svenendo, insomma. Allora, verso 112. Ond'io per lo tuo me penso e discerno che tu mi segui e io sarò tua guida. Allora, per cui io, cioè per la gravità che ha questa lupa che ti sta impedendo il passaggio, il tuo bene, per il tuo meglio, penso e discerno, prendo questa decisione, che tu mi segua e io sarò la tua guida e ti trarrò da qui attraverso un luogo eterno. Quindi strida, vedrai gli antichi spiriti dolenti, la seconda morte, ciascun grida. Questi tre versi chiaramente stanno indicando l'inferno. Udirai le urla disperate. Questo disperate è tecnico, perché appunto chi entra nell'inferno perde la speranza, sono quindi grida che non servono a niente. Vedrai quelli che soffrono dall'antichità, ognuno gridando la morte dell'anima, la seconda morte. Verso 118, adesso Virgilio annuncerà il viaggio nel purgatorio e vedrai coloro che sono contenti nel fuoco perché sperano di venire quando che sia le beate genti. Cioè vedrai quelli che sono nel fuoco, quindi stanno soffrendo pene fisiche, ma sono contenti perché hanno speranza certa di arrivare, quando che sia, prima o poi, tra le beate genti, cioè in paradiso, questo è il purgatorio. E al verso 121, alle quai poi se tu vorrai salire, anima fia ciò più di me degna, con lei ti lascerò nel mio partire. Cioè se tu poi vuoi salire tra le anime che sono in paradiso, ci sarà un'anima più degna di me per portarti là. Quindi Virgilio sta dicendo il mio magistero a un certo punto dovrà finire, ma arriverà un'altra guida che ti porterà in paradiso. Con lei ti lascerò nel mio partire, dice Virgilio. E spiega perché. E attraverso, diciamo, questi versi che leggiamo adesso si illustra quel verso che vi dicevo tragico, che riguardava il tempo degli dei falsi e bugiardi, verso 124, che quello imperador che lassù regna, perché io fui ribellante alla sua legge, non vuol che in sua città per me si venga. Cioè, perché Dio, che chiaramente non viene nominato, ma viene detto significativamente da Virgilio, imperatore, quell'imperatore che ha la sua sede imperiale lì, in paradiso, siccome io fui ribelle alla sua legge, quindi non fui cristiano, non vuole che io visiti la sua città. E al verso 127 continua Virgilio a sviluppare questa metafora del paradiso come impero. In tutte parti impere qui vi regge, qui vi è la sua città e l'alto seggio,
Oh, felice colui cui vi elegge. Allora dice, questo imperatore Dio impera in tutto l'universo, ma lì regge, quella è la sua città e l'alto suo seggio. E poi al verso 129 sospira Virgilio, che è chiaramente esiliato dal paradiso per sempre. O felice quello che è eletto, scelto per andare là. Virgilio si caratterizza sempre da una sua estrema sobrietà e se dice questo non è perché gli è sfuggito, ma perché, come sapremo tra poco, Dante è felicemente destinato a raggiungere il paradiso, non solo come viaggiatore, ma anche dopo la morte. E quindi chiaramente Virgilio dice quello che serve a Dante. E quindi al verso 130 risponde Dante tutto entusiasta, e io a lui, poeta, io ti richeggio per quello Dio che tu non conoscesti, a ciò che io fuga questo male e peggio, che tu mi meni là dove or dicesti, sì ch'io veggia la porta di San Pietro e color cui fai cotanto mesti. Allora Dante prega Virgilio, poeta, io ti prego per quel Dio che non hai conosciuto, affinché io possa fuggire da questo male della selva e peggio ancora, che tu mi porti là dove mi hai appena detto, sicché io possa vedere la porta di San Pietro, chiaramente il mondo della salvezza, e quelli che tu mi descrivi così tristi. Vedete che Dante qua, a mio avviso in un modo un po' puerile, cerca, diciamo, mostra di star sottovalutando un po' la strada dell'inferno, che è quella più difficile, perché inverte l'ordine in cui il viaggio verrà fatto effettivamente, che è lo stesso ordine in cui Virgilio gliel'ha annunciato, mette prima la porta di San Pietro e quelli che tu descrivi così tristi. Ecco che forse è il mattino, Dante è così entusiasmato perché c'è Virgilio, il suo idolo, là, che dice sì, andiamo, andiamo presto. E al verso 136 si sono chiuse le virgolette. Riprende il Dante poeta, allor si mosse e io li tenni dietro. Allora Virgilio, dopo che Dante ha accettato il viaggio, si mosse e Dante dietro di lui. Ricordate per favore, per la settimana prossima che leggeremo il canto secondo, la fine di questo proemio all'intero poema per confrontarla, certo lo farò io, eh? Per confrontarla con la fine del secondo canto. Dunque, io spero di essere stata chiara nonostante questo isolamento in cui stiamo lavorando. Spero che, nonostante la difficoltà di questo canto e la grande presenza di simboli che lo rende particolarmente difficile, spero che abbiate potuto, insomma, godervi almeno un po' il primo canto dell'inferno e lascio la parola a Donatella, vi ringrazio dell'attenzione, chi di voi insomma è sopravvissuto, vi aspetto, vi aspettiamo giovedì prossimo alle 2 con il secondo canto dell'inferno. Grazie. Ti faccio l'applauso io, Claudia, credo di interpretare quello di tutti coloro che ti hanno ascoltato Grazie. come ho fatto io. Grazie infinite per questa lettura chiara, illuminante. Mi dispiace, come dire, della difficoltà naturalmente che hai nel non poter avere un feedback da parte del pubblico. Vedremo se riusciremo a trovare la maniera anche di dare un poco di spazio agli interventi, eccetera. Poi ne parliamo in bilaterale, diciamo, Claudia. Davvero grazie. L'appuntamento per il secondo canto dell'Inferno, dopo questa introduzione, si entrerà effettivamente dentro l'inferno, prima bisogna arrivarci, no? Caronte,
A quel punto sarà un altro viaggio che Claudia ci guiderà a fare. Grazie di nuovo a tutti e appuntamento a giovedì prossimo alle ore 14. Arrivederci.